a Ponte Landolfo. Accerchiarono il paese, radunarono chi sapevano essere dalla loro parte. Poi ammassarono fieno e legna secca presi dalle stalle e li posero sull'uscio delle case e poi gli diedero fuoco. Il fumo e le fiamme stanarono i poveri sventurati. Appena questi uscivano dalle loro case in fiamme e per il fumo, per la devastazione, per il trambusto, venivano sommersi dai colpi di fucile e sventrati dalle baionette. I soldati inferociti andavano all'assalto come degli indemoniati, al grido piastre, piastre, volevano denaro, insomma, oltre che il sangue di quegli abitanti. Restano memorabili, per stigmatizzare la barbarie di quello che accadde, la barbarie delle truppe sabaude, gli episodi che capitarono al povero Nicola Biondi, un contadino di 60 anni, legato ad un palo della stalla da 10 bersaglieri. Prima uccisero la moglie, Maria Ciaborri, poi si divertirono violentando ripetutamente la figlia Concettina, di appena 16 anni. Dopo atroci sevizie, venne squartata dalla baionetta di un bersagliere che poi uccise anche il povero Nicola. Un certo Santo Pietro, spaventato dai rumori, dal fumo, dalle fiamme, uscì sull'uscio di casa con il figlioletto piccolo in braccio. Alla sua vista i bersaglieri gli tolsero il bambino dalle braccia e lo sventrarono con la baionetta e poi uccisero anche il padre. È noto anche il fatto di Maria Izzo, una bella ragazza attenzionata dai bersaglieri che, indispettiti dai suoi ripetuti rifiuti e dalla sua reazione violenta, pare avesse graffiato il volto di un liberatore nel tentativo di difendersi. Ecco, per tutta risposta i liberatori le mozzarono le mani e poi la uccisero. Leggendo il diario di due testimoni oculari, quali il bersagliere Carlo Malgolfo e le memorie di Angelo De Witt del 36esimo Fanteria di Bersaglieri, le cose che abbiamo descritto risultano drammaticamente vere ed indifendibili.